non si vive solo di abolizione di articolo 18. Quindi darei la parola alla dottoressa Perozzi. Grazie Presidente. Partendo dal presupposto che, come lei ha ricordato, il lavoro è un'emergenza nazionale e quindi riteniamo che in questo momento sia la missione più forte che il governo ombra deve proporre per la sua attività, noi ci siamo posti il problema di come contrastare questa emergenza e come creare dei posti di lavoro. L'idea è basata sulla creazione di piani territoriali a carattere regionale, questo per recepire le situazioni delle regioni italiane che sono molto diversificate l'una dall'altra, ma questi piani territoriali regionali devono basarsi su temi di interesse nazionale che devono essere condivisi e portati avanti in sinergia tra le varie regioni. E questi piani territoriali devono essere volti allo sviluppo, partendo dalle emergenze anche di questi giorni, dalle situazioni che tutti quanti noi ricordiamo, volti allo sviluppo della green economy. E quindi ci siamo posti il problema che questo è un grimaldello molto forte per spezzare certi equilibri e creare veramente nuovi posti di lavoro. I punti della green economy che vorremmo sviluppati attraverso i piani territoriali sono quelli dell'efficienza energetica, delle fonti rinnovabili per l'energia, della mobilità sostenibile, della bonifica del suolo, e vorrei ricordare come tutto quello che noi perdiamo nel disastro ambientale può essere utilizzato invece per mettere in sicurezza preventivamente i territori, e quindi un piano che si occupi della bonifica del suolo di tutta l'Italia è veramente un'emergenza che le regioni devono riconoscere come prioritarie per la loro sopravvivenza. La raccolta differenziata. Quindi questi punti della green economy, secondo la nostra idea, sono quelli che possono portare allo sviluppo di molti posti di lavoro. Vediamo come anche la raccolta differenziata sia portata avanti in alcune realtà locali da cooperative di giovani e abbia prodotto effettivamente un miglioramento anche della vita qualitativa dei cittadini. Quello che bisogna rendere permanente in questa previsione è il bonus. Siccome il bonus ha dato buoni risultati, noi proponiamo che perlomeno per i 5 anni prossimi l'eco bonus debba essere reso permanente. Un altro punto che secondo noi è importante per la crescita del lavoro è lo sviluppo dell'informatica, perché l'ICT, che sembra essere sempre per tutti i governi che abbiamo visto recentemente una priorità, poi nella realtà dei fatti è più annunciato che reale. Quindi è un tema che sicuramente deve essere sviluppato, perché molto è stato fatto per le amministrazioni centrali e quindi creare delle sinergie, ma abbiamo visto come rimangono fuori dal discorso dello sviluppo dell'ICT le realtà locali e soprattutto il rapporto tra le realtà locali e le imprese. Noi crediamo che lo sviluppo dei processi informatici sia molto importante per sviluppare sul territorio delle sinergie tra, e quindi mettere in rapporto la domanda con l'offerta, creare un processo virtuoso di comunicazione tra le politiche degli enti locali e l'imprenditoria sul territorio. E riteniamo che lo sviluppo delle tecnologie informatiche sia una delle leve fondamentali per il cambiamento, considerando che anche il cittadino deve essere il più possibile avvicinato a queste nuove metodologie, e pensiamo che una formazione specifica su questo settore sia quanto di più importante. La formazione entra in tutte queste nuove tecnologie, sia per la green economy che per l'ICT. Ci rendiamo conto che occorre una formazione molto forte anche per lo sviluppo di figure professionali tipiche
di questi nuovi settori che al momento non ci sono. Quindi la formazione diventa una parte integrante per lo sviluppo di questi piani. Un altro punto fondamentale, sempre legato al concetto di piano territoriale per lo sviluppo, è la valorizzazione e la tutela dei beni culturali e ambientali. Il territorio presidiato è un territorio che deve essere valorizzato in tutte le sue possibilità economiche. Il bene culturale ha un valore non solo in sé, ma per la sua fruizione, e la fruizione di un bene culturale porta sviluppo economico. Su questo siamo tutti persuasi. Quindi c'è una crescita attraverso il piano territoriale, pensiamo ad una crescita della fruizione, ad un partenariato tra pubblico e privato, all'economia della cultura. Quindi vorremmo passare un attimo accanto alla cultura dell'economia, anche all'economia della cultura, perché la cultura è un bene che produce ricchezza, e questo nostro paese, che ha quasi il 70% dei beni culturali mondiali, è praticamente disinteressato, sembra, a una fruizione vera e anche a una produzione di ricchezza attraverso i suoi beni culturali. Questo deve essere un volano anche per lo sviluppo del turismo, perché riteniamo che le direttrici anche del turismo italiano debbano essere più anche diffuse sul territorio, e non soltanto le mete storiche o tradizionali del Colosseo a Roma o di Venezia, perché le realtà regionali sono piene di siti archeologici, di beni culturali che non sono presidiati da nessuno e che invece potrebbero dare lavoro ai giovani, soprattutto i giovani. Da questo discendono anche una formazione specifica sulla tutela del paesaggio e dell'ambiente italiano, che produce ricchezza, come è ampiamente dimostrato dagli studi più recenti. Come finanziare questi piani territoriali? Un aspetto fondamentale è quello dei fondi europei. Noi riteniamo che la gran parte dei fondi europei che vanno perduti e disseminati mille rivoli debbano essere invece accentrati su poche realtà condivise dalle regioni, e quindi i fondi europei devono essere inseriti per lo sviluppo e l'attuazione di questi piani territoriali. Nello stesso tempo le imprese devono dare il loro contributo, perché è evidente che qualora i piani territoriali funzionassero, questo è un volano anche per l'impresa che sul territorio può svolgere di nuovo un ruolo produttivo. Riteniamo che incentivare i bonus per chi investe nei beni ambientali o archeologici, i bonus per chi investe nelle energie rinnovabili, il bonus per chi investe nelle infrastrutture tecnologiche avanzate, sia un punto molto importante e a cui crediamo. Anche perché in questo modo, con il bonus, anche il cittadino viene ad essere coinvolto in questo processo di rinnovamento. Altre proposte che noi abbiamo portato all'attenzione sono il problema della messa in sicurezza dell'edilizia scolastica. Abbiamo bisogno come Paese di investire sulla sicurezza dell'edilizia scolastica, perché è un problema della sicurezza del cittadino. La sicurezza dei bambini, ma comunque è un problema che sta diventando un'emergenza, perché per troppo tempo l'edilizia scolastica è stata abbandonata a se stessa. Una proposta che ci sembra molto interessante anche per dare professionalità ai nostri giovani è quella di una riforma della ferma breve. Perché laddove la ferma breve che attualmente riguarda i giovani, che attraverso questo percorso possono avere una formazione professionale specifica e quindi uscire da questo percorso del Ministero della Difesa, nelle nostre forze armate, con delle professionalità che possono essere spendibili immediatamente nel mercato del lavoro. Sul piano del welfare ci sono delle proposte per le politiche sociali, e che su cui riteniamo che
lo Stato italiano debba investire le sue risorse. Ora noi abbiamo ogni giorno attraverso i media notizia del femminicidio, delle violenze, di stalking, e sappiamo come questo problema, che è un problema che riguarda le donne, ma è un problema che riguarda i bambini, che riguarda le categorie deboli e che riguarda, diciamo, qualsiasi essere umano, debba essere una priorità. I fondi sociali sono stati praticamente azzerati. Ora noi pensiamo che sia necessario istituire un fondo sociale per il funzionamento dei centri antiviolenza e per il sostegno alle vittime di stalking, che sia finanziato attraverso il 5 per 1000. Vorremmo capire e vedere immediatamente le risorse che noi diamo allo Stato che vadano a finire in centri che poi, da cui si abbia un ritorno per la vita e per la sicurezza del cittadino. Quindi politiche sociali che accrescano il livello di sicurezza delle persone. Nello stesso tempo c'è un problema grosso quando c'è una vittima di stalking, ed è quello che il restringimento delle libertà, i provvedimenti con cui le autorità giudiziarie arrivano al restringimento della libertà per lo stalker sono procedure, provvedimenti che hanno una grande lentezza. Chiediamo che ci sia una semplificazione per arrivare al restringimento delle libertà dello stalker, perché sappiamo bene come casi segnalati all'autorità, segnalati alla polizia o ai carabinieri non abbiano trovato un immediato sbocco e che poi la vittima sia stata successivamente uccisa proprio dalla persona che aveva già denunciato e su cui non si era intervenuti. In questo crediamo che sia necessario creare delle banche dati, avere un collegamento di rete per tutte le attività delle associazioni che si occupano di stalking, che si occupano di violenza, che si occupano di pedofilia, che siano controllate dagli organi competenti, perché la pluralità di queste informazioni viene molto persa nella quotidianità. Io non so, Presidente, se posso andare avanti anche con delle proposte, certo, sull'università, che riguardano il welfare, e quindi se ci sono qualcuno che vuol chiedere, poi mi dirà. Una proposta che ci è sembrata molto interessante e che vorremmo fosse portata avanti è il potenziamento del sostegno agli studenti a basso reddito nell'università. Tutte le nazioni hanno prestiti d'onore. Ora è necessario che in Italia soprattutto la fascia più debole degli studenti venga aiutata con prestiti d'onore che siano garantiti dallo Stato, perché tutti i cittadini hanno diritto all'istruzione, che è un valore costituzionale, ma bisogna rendere concreto questo diritto e non soltanto un annuncio. E quindi anche metodi innovativi di valutazione annuale della didattica per gli atenei, che sia basato sugli effettivi risultati formativi. Le università hanno da troppi anni una serie di riforme che si sono accavallate e che spesso non rendono efficace l'attività didattica. Ora, metodi burocratici, ma metodi più pregnanti di valutazione della didattica dovrebbero essere messi in campo. E quindi anche una valorizzazione di quelli che sono i risultati della ricerca. Tutti quelli che sono le innovazioni, i risultati della ricerca tendono ad essere vanificati o a perdersi, quindi una valutazione perlomeno biennale dei risultati della ricerca da parte del Ministero, che poi dopo dia incentivi veri alle centri che fanno ricerca. Poi ci sono tante altre cose di cui possiamo parlare, come la rimodulazione delle fasce per la docenza, come gli incentivi all'aggregazione perché si creano delle federazioni di sottoinsiemi universitari. Noi sappiamo che la parcellizzazione sul territorio nazionale delle sedi universitarie spesso rende inefficace l'attività di queste università, e quindi soprattutto in un campo tecnico scientifico e medico assistenziale sarebbe importante delle federazioni delle
di queste università sul territorio. E quindi io mi fermerei qui perché penso che la massa.